dice che devono, dovete chiudere alle 11. No, ditemi quanto mi manca. No. Un Nobel non cade da tutti i giorni. Cioè, sì. Va bene, allora facciamo un pezzo in chiusura. Ecco, abbiamo capito tutto. Bene, questi gialli arrivavano a essere umiliati, mortificati, ve l'ho già detto, e soprattutto cacciati quando erano troppo dalla città. Non c'erano ancora le possibilità di salire in cima alle torri per poter farli sentire, il fatto sta che molti di loro morivano di fame. Realmente si trovavano disperati a non avere neanche un tozzo di pane. E invece andare in giro per la città, cadevano per terra e qualcuno cadeva anche nella laguna e morivano lì. E questo che io vi racconto è la fame dello Zanni. È un pezzo famoso. Vi ho detto che lo Zanni poi è il padre di Arlecchino e di Brighella, tutte le maschere della commedia dell'arte. Quando da questo momento vedrete Arlecchino saltare intorno, ricordatevi che è il figlio dello Zanni e che è nato proprio qui dalle vostre parti. Infatti parlava un dialetto molto simile al bergamasco, al bresciano o anche il mio dialetto. Un dialetto che quando recitavano però laggiù a Venezia si guardavano bene di imitarlo normalmente, gli attori, i personaggi che rifacevano gli Zanni, ma noi facevano un grammo vuol dire metterci dentro delle parole che assomigliano di suono ma però non sono autentiche, sono per esempio, ve ne faccio un pezzettino di grammo, e credi per la sera dei metto che ti tra una papà nel gesto cupo, perché lì, ma contentevi qua, senta ma che mi che vedi che ti vuole la sera, ti dici che sia stato, ti dici che ti vuole la sera, 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 ti a prefini di Cristo su un menenale vostro voto. Credo la fame dello Zanni, un disgraziato che non ce la fa proprio più e a un certo punto così disperato che pensa di mangiare se stesso, di mangiarsi le mani, di inquinarsi dappertutto, di strapparsi un occhio, di succhiarselo come fosse un uovo, un'orecchia, masticarsela ben bene, caldo, strapparsi un coglione, l'altro coglione. Picello, ci dice Picello. E mangiarseli come frutta straordinaria, e poi non contento si immagina di infilarsi dentro le busecche, tirar fuori e pulirle ben bene, mangiarsele con avidità e piacere immenso. E poi, proprio ha una visione, si sogna di essere dentro una cucina dove ci sono piatti, ci sono soprattutto fondini, c'è soprattutto delle padelle, pentole dappertutto, ci sono pezzi di carne e c'è la possibilità di cucinarsi, prende su una grande padella enorme, la riempie d'acqua, ci butta dentro l'acqua poi col sale e poi c'è la polenta, tutta la polenta dentro, si comincia a cucinarsi. L'ira di Dio tutti intorno, c'è un pollo, c'è un coniglio, c'è dei pezzi di carne, e poi si mangia tutto, si divora con avidità e alla fine si accorge che era soltanto un sogno. E qui capirete tutto il finale. Via. Oi che fame che tenga, attento, le prime 3-4 parole sono comprensibili, poi addio, dovete immaginarle, a meno che proprio non siate lungi, da tanto tempo, da secoli di questa zona. Oi che fame che tenga, ma sembra una che te sei amorosa che dice, alle manche se ne sapete che ti prendi, non puoi un altro cuore, ti cedo, la ciapa della delizia, la ciapa, perché mi mette lì dentro un avanti mezzo di mangiare le ciape, come dicevo.
Όπως γυρίζουμε ζούμε ad ammorire, che mi sente tutto la buca, sente la placca dentro le più secche, le più denti, che lo si capisce tutto. Oh,